Guard d'onore, presenta! Guard d'onore! Onori al Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam! Bandiera di guerra del reparto sperimentale di Moro e reparto d'onore pronti per la rassegna. Benvenuti. Capo ufficio del
scusa. Benvenuto Presidente. È un grande piacere per me averla qui a Quirinale ed è un onore per l'Italia averla qui a Roma. Presidente, le rinnovo il benvenuto qui a Palazzo del Quirinale. Per la Repubblica Italiana è un onore averla a Roma e per me è un piacere portare in questo palazzo. Benvenuto e anche per la delegazione l'accompagna. Questa sua visita consente di riaffermare la grande amicizia che intercorre tra Vietnam e Italia, la nostra collaborazione sotto ogni profilo. In realtà si basa anche sulla reciproca simpatia che lega i nostri popoli vicendevolmente. La sua visita poi cade in questo anno particolare, sono 50 anni delle nostre relazioni diplomatiche e sono 10 anni dal partenariato strategico che stiamo coltivando con successo in questi anni. Quindi la visita è l'occasione per confermare questo costante impegno comune che abbiamo sviluppato in questi anni per ampliarlo ulteriormente, aggiornando sempre i settori in cui collaborare e ampliandone di portate e di utilità. E anche l'impulso per definire il piano triennale, diciamo, di azione che attua il partenariato strategico. Io tengo però a sottolineare, come ne abbiamo già parlato poc'anzi nel tête à tête, Presidente, come il nostro rapporto sia contrassegnato anche da grande solidarietà reciproca nei momenti impegnativi. Io ringrazio anche qui con la delegazione della lettera che mi ha inviato in occasione della riunione in Emilia Romagna e dell'aiuto che il Vietnam ha fornito all'Italia in un momento di difficoltà acuta nei primi tempi della pandemia da Covid, fornendoci un altissimo numero di mascherine. È stato un aiuto importante in un momento difficile e noi siamo riconoscenti per questo gesto di amicizia. Grazie Presidente, benvenuto. Tôi rất vui mừng tới thăm đất nước Italia tươi đẹp và mến khách, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.